La carenza di acqua in Italia è un fatto oramai strutturale. A lanciare l'allarme è l'ANBI, l'associazione dei consorzi di bonifica. In Romagna a rischio alcuni tipi di colture e molte aziende. La siccità non è più una questione temporanea ma strutturale. A constatarlo è l'ANBI, l'associazione nazionale che riunisce i consorzi di bonifica, che domanda l'efficientamento del sistema di irrigazione. Come mondo dei consorzi di bonifica è da diverso tempo che chiediamo un piano straordinario di opere che metta in sicurezza appunto la distribuzione dell'acqua irrigua, ma soprattutto un piano degli invasi che ci permetta di trattenere quell'acqua che piove nel nostro paese in momenti che magari non servono per l'agricoltura. La crisi ucraina e il rincaro dell'energia rappresentano una sfida anche per il settore agricolo e per chi si occupa di tutelare le acque irrigue. Abbiamo bisogno di stabilizzare la produzione di energia elettrica e quale migliore fonte dell'idroelettrico per avere una produzione pulita da un lato ma anche stabile nel tempo e come riserva nel tempo. In Romagna qual è la situazione siccità? Allora, la siccità nell'area Romagna purtroppo è abbastanza aggravata, vediamo che da vari mesi non sta piovendo, c'è il rischio sicuramente per alcune colture ma c'è il rischio anche per le aziende di non quadrare i conti, perché vediamo quanto il costo dell'energia negli ultimi mesi sia salito e quindi la forza motrice per sollevare l'acqua è sicuramente una voce di costo all'interno delle aziende importanti, ma anche per il consorzio di bonifica.